più, e sono 5 partite in campionato, 5 vittorie, tutte arrivate in modo differente. Però oggi siete partiti forse nel modo peggiore dall'inizio di questo campionato. A livello di risultato sicuramente, perché si è messa subito male, però secondo me non abbiamo fatto male, non abbiamo avuto un brutto approccio, anzi stavamo giocando bene, sono stati bravi loro a sfruttare le occasioni che hanno avuto, quindi non penso che sia stato un cattivo inizio o un approccio sbagliato. Senti, quant'è difficile essere il Caffè Loré Catania Pizzotto? Perché ogni squadra che gioca contro di voi sembra trasformarsi improvvisamente. Non è difficile, penso che sia anzi una cosa bella, ma sapevamo già che tutte le partite che andremo ad affrontare saranno delle guerre, perché comunque chi affronta la nostra squadra deve mettere sempre qualcosa in più, perché hanno la voglia di dimostrare che possono contrastarci, che ci possono impensierire e che sono delle buone squadre. Quindi noi sappiamo da parte nostra di andare in campo sempre concentrati, di stare sempre sul pezzo, di cercare di fare quello che ci viene meglio, giocare e cercare di portare sempre la partita alla nostra parte. Domani Napoli e domenica Pisa per chiudere questa seconda tappa, il cui obiettivo è terminare la punta a Giuliano. Ma penso di sì, penso che ognuno di noi cerca di raggiungere degli obiettivi. Il nostro obiettivo di squadra è quello di cercare di fare più vittorie possibile, se possibile di vincerle tutte, di restare sempre uniti, restare compatti, di dimostrare partita dopo partita che comunque siamo un bel gruppo, siamo una squadra forte che dentro il campo in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento riusciamo ad esserlo sempre. Fabio Sciacca sta bene? Sì, Fabio Sciacca sta bene, è contento e siamo tutti felici di stare qui. Grazie Fabio.